ricordo di Marco, perché la sua memoria rimanga tra di noi fortissima, perché la meditazione su quello che lui ha compiuto possa essere sempre di esempio. Ci siamo radunati qui questa mattina, con il papà, la mamma, il fratello, un amico di Marco Colombaioni, il giovane che con un gesto di straordinario altruismo, di straordinaria generosità, ha offerto la sua vita per salvare la vita di altre persone. Possiamo dire che il volontariato, l'amore per il prossimo, era veramente la sua carta d'identità, la sua identità insieme all'amore per l'arte, e ha sublimato questo amore per gli altri nel gesto supremo di offrire la propria vita. La Regione Lombardia si stringe con grande gratitudine, con grande ammirazione alla famiglia di Marco e vuole celebrarne l'esempio davanti a tutti, davanti ai nostri cittadini. Io mi ricordo molto la disponibilità di Marco per tutti, molto disponibile, sempre allegro, una persona positiva. Sognatore. Sognatore perché era un artista. Questo è un progetto a cui Marco stava lavorando da un po' di anni, da un paio d'anni, è per una residenza di artisti a Nairobi. Una struttura che già esiste, che è un centro di aiuto ex bambini di strada. L'idea di Marco era di realizzare un laboratorio artistico, invitando artisti dall'Italia e dall'Europa a trascorrere un periodo a contatto con quei ragazzi dell'Islam. Sono cose veramente cose belle, basta veramente poco, vediamo, per fare grandi cose. Vediamo una realtà del genere. Riusciamo a fare.